e dal Movimento 5 Stelle che rilancia su proposte come la chiusura dei negozi nei giorni festivi, Di Maio interviene sulla situazione politica. Se siamo il primo partito, avverte, vogliamo l'incarico di governo. Claudia Mazzola. Diventare imprescindibili nello scenario post-elezioni, l'obiettivo grillino. Se risultiamo primo partito, vogliamo l'incarico, ribadisce Di Maio, che ragiona. Le altre forze politiche hanno due possibilità, o votarci la fiducia o tornare alle urne. Quindi l'appello di Fico alla responsabilità per una convergenza sui punti del programma. Devono prendersi la responsabilità davanti a tutto il Paese che quei temi sono importanti, fanno parte dell'agenda politica prioritaria per gli italiani e quindi una Repubblica parlamentare deve votare la fiducia a un governo del Movimento 5 Stelle. Convinto che il nemico politico sia il centrodestra, guarda i moderati, il movimento, e ne cavalca i temi, a cominciare dalla difesa della famiglia. Di Maio interviene contro l'apertura 365 giorni l'anno dei negozi, ma c'è chi non lo condivide, come l'ex assessore della giunta Raggi Colomban, vicino a Casaleggio. Ok, le esigenze dei dipendenti, dice, ma la libertà è degli imprenditori. A fine pomeriggio Di Maio incontra la delegazione OSCE, che vedrà tutti i gruppi parlamentari in vista delle elezioni. Oltre al monitoraggio sul voto, il candidato premier Grillino chiede di valutare il trattamento da parte dei media delle forze politiche in campagna elettorale.